Bentrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale che si apre subito con la pagina della cronaca per parlare di una tragedia. Tragedia questa mattina sul Monte Camicia. Perdono la vita due esperti alpinisti. Uno è di Sulmona, Luca D'Andrea, in ginocchio l'intero capoluogo peligno. Il servizio è di Andrea D'Aurelio. Si sarebbero recati sul Monte Camicia, sul versante teramano del Gran Sasso, e per cause ancora da accertare sarebbero precipitati dopo un'escursione. Si tratta di Luca D'Andrea, esperto escursionista sulmonese, e Roberto Iannilli, trovati morti stamane. Il recupero dei corpi, trovati uno accanto all'altro, legati da un'unica corda, è stato effettuato dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzese e dall'elisoccorso del 118. Le salme sono state trasferite all'obitorio dell'ospedale Mazzini di Teramo. L'allarme da parte dei familiari pare sia scattato stamane dopo che i congiunti degli alpinisti avrebbero atteso vanamente il loro ritorno a casa. Ciò farebbe ipotizzare che l'incidente di montagna sarebbe avvenuto nella giornata di ieri. I soccorsi hanno accertato che due si trovavano in cordata. La parete nord del Monte Camicia è considerata tra le più difficili in Italia, poiché proprio per la sua esposizione rende instabile la roccia. Entrambi erano esperti. Iannilli, in particolare, aveva già esplorato tutte le pareti del Gran Sasso e in solitaria aveva anche aperto diverse nuove vie. In passato era rimasto coinvolto in un incidente simile. La dinamica dei fatti è ancora da ricostruire. Stavano scalando una parete che ha uno sviluppo di 1200 metri, spiegano da Soccorso Alpino, e non si può stabilire da che altezza siano precipitati. Una tragedia che ha messo in ginocchio l'intero capoluogo peligno. Un velo di tristezza si è subito steso in città, dove Luca era molto conosciuto. Ti ricorderemo sempre con il tuo sorriso, hanno scritto gli amici sul suo diario di Facebook. Luca era un uomo che amava i monti e per un terribile scherzo del destino ha raggiunto quelli più alti. Il pubblico ministero di turno Stefano Giovagnoni ha concesso il nulla osta alla sepoltura delle salme di Roberto Iannilli, 60enne romano, e di Luca D'Andrea, 51enne di Sulmona, i due alpinisti precipitati nella notte dalla parete nord sul Monte Camicia, sul versante teramano del massiccio del Gran Sasso. È stata sufficiente la ricognizione cadaverica esterna al magistrato per riconsegnare i corpi alle rispettive famiglie per poter celebrare le esequie. Il PM non ha infatti ritenuto necessario svolgere l'autopsia. I corpi delle vittime sono all'obitorio dell'ospedale Mazzini di Teramo, dove sono già arrivate tantissime persone tra parenti e amici dei due alpinisti. Ancora cronaca, fumo in cucina all'hotel del Lago di Scanno. Evacuati gli ospiti, momenti di panico ieri sera quando è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Sulmona. Ce ne parla Andrea D'Aurelio. Una serata da dimenticare per l'hotel del Lago di Scanno, evacuato per un incendio. Una ventina di turisti, ospiti della struttura, compresi 5 dipendenti, sono stati costretti a traslocare e lasciare in fretta e in furia l'edificio. Secondo le primissime informazioni, le fiamme sarebbero divampate da una friggitrice collocata in cucina. Una serata da panico, soprattutto quando le fiamme si sono estese nelle stanze dell'hotel. Da lì l'allarme che ha portato allo sgombero degli ospiti associati ad altre strutture ricettive alberghiere del paese. Per spegnere l'incendio è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Sulmona, che in poco tempo hanno riportato la situazione nella normalità. Fortunatamente non si sono registrati danni a cose o persone, solo un grande spavento per ospiti e dipendenti e direzione dell'hotel. Restano da accertare le cause che hanno provocato le fiamme. Sul caso indagano i carabinieri della locale stazione. Un uomo di 60 anni di Pescara, ma originario di Tocco da Casauria, ha tentato il suicidio questa mattina all'interno del Palazzo di Giustizia di Pescara. Poco prima delle 11, in una delle aule del primo piano, l'uomo che, secondo alcune informazioni, era impegnato in una causa, ha improvvisamente estratto un piccolo coltello, iniziando a tagliarsi le vene.
Immediatamente le persone che erano presenti lo hanno immobilizzato, permettendo così di fermare la fuoriuscita di sangue e contemporaneamente hanno poi allertato gli uomini delle forze dell'ordine presenti in tribunale e gli addetti della vigilanza privata. Subito soccorso poi dai sanitari del 118, l'uomo è stato trasferito in ambulanza all'ospedale di Pescara in condizioni non gravi. Le udienze che si dovevano tenere nell'aula dove c'è stato il drammatico gesto sono state spostate in altre aule. E lasciamo la cronaca che ha aperto il nostro telegiornale. Adesso ci occupiamo della variante autostradale del progetto Toto. Forza Italia chiede la discussione in Consiglio regionale. Andrea D'Aurelio. Bloccare immediatamente la proposta di delibera avente per oggetto la presa d'atto del progetto di messa in sicurezza autostrade 24 e 25, che vede come proponente proprio il presidente Luciano D'Alfonso. Questa è la richiesta avanzata in una nota dei consiglieri regionali di Forza Italia, Lorenzo Sospiri e Mauro Febbo, che rimarcano come sia poco istituzionale approvare un parere tecnico e portare avanti un'imponente opera senza che il progetto relativo alle nuove tratte autostradali proposto dal gruppo Toto venga prima discusso in consiglio regionale. Registriamo ancora una volta da parte di questo esecutivo un atteggiamento di superbia, portando avanti i progetti, sottraendosi a un confronto sereno e democratico. Inoltre ricordiamo, concludono Sospiri e Febbo, che anche i sindaci e i portatori di interesse sono sfavorevoli alla nuova idea del tratto autostradale e quindi chiediamo che la proposta di delibera venga ritirata e sottoposta a un'attenta discussione. La variante autostradale non piace a gran parte dei sindaci del centro Abruzzo. Il parere contrario è arrivato nei giorni scorsi a Sulmona, in un incontro convocato dal sindaco Anna Maria Casini e dall'assessore regionale alle aree interne Andrea Gerosolimo, che ha ottenuto le carte. Un progetto che non piace nemmeno al vescovo di Sulmona Valva Angelo Spina, che non benedice la variante autostradale, ma chiede che prima di ogni cosa venga ascoltato il territorio. Adesso ci occupiamo del centro storico di Sulmona, ripartire dal marketing urbano e ridurre subito la tassazione fiscale. Queste le richieste di Confesercenti al Comune. Sentiamo. Abbattere l'imposizione fiscale, studiare subito un piano di marketing territoriale, queste le priorità dell'Officina dei Sapori Chescott e della Confesercenti della provincia dell'Aquila per rilanciare il commercio, riqualificando il centro storico di Sulmona. E il vicepresidente Pietro Leonarduzzi in queste ore a sollecitare l'amministrazione comunale a sedersi intorno a un tavolo per dar vita a una strategia di detassazione o di alleggerimento fiscale e tributario a vantaggio degli operatori del centro storico, dei negozi di quartiere e di quanti vorrebbero avviare un'impresa tra le mura storiche della città. Risale a qualche giorno fa l'appello di uno storico commerciante di Via Pola, Lauro Natale, che ha chiesto alle istituzioni la riduzione della pressione fiscale perché le spese da sostenere e le tasse da pagare sono troppe. Sì, sono tante le aziende che hanno chiuso i battenti, soffocate soprattutto dalla tassazione, quindi un occhio di riguardo, chiederemo all'amministrazione comunale di rivedere un po' la tassazione, diciamo, posti pubblici, eccetera, eccetera. Serrande ancora alzate potrebbero abbassarsi da un momento all'altro e si chiede proprio di ridurre la pressione fiscale. Ci può essere una strategia in tal senso? Ma penso proprio di sì, coinvolgendo l'amministrazione, le banche, le associazioni di categoria con i propri confidi, si potrebbe individuare un progetto per finanziare, diciamo, dei progetti a tasso zero. Per Confesercenti e Chescott, oltre a un'attenta politica che mette in atto un'azione di detassazione, occorre un piano di marketing urbano, ovvero territoriale. Dovrà comprendere un'analisi dei dati che determinano il processo decisionale degli stakeholder presenti sul territorio, commercianti, fornitori, clienti, concorrenti, consumatori, associazioni di categoria, gruppi di interesse e ambientalisti, e dovrà definire gli obiettivi strategici di marketing e linee di intervento da attuare individuando i moduli, gli strumenti e i costi di messa in opera in un'ottica di lungo termine. Ogni fase prevista dal piano di marketing, rilevano le due associazioni di categoria, dovrà ovviamente integrarsi con i tempi e le modalità della riqualificazione urbanistica in corso di svolgimento. È innegabile che in questo momento la città di Sulmona e il centro storico hanno bisogno di recuperare attrattività.
Ponte solidale sul Mona, Venezuela. Spediti 600 kg di farmaci per fronteggiare la grave emergenza sanitaria. Il servizio è di Andrea D'Aurelio. Sulmona ha dato prova di una straordinaria solidarietà nei confronti del popolo venezuelano colpito da una grave emergenza sanitaria. Da gennaio ad oggi sono stati spediti dal capoluogo Peligno circa 600 kg di medicinali, principalmente antibiotici e antidolorifici. A comunicarlo è Mirella Di Pillo, referente Valle Peligna dell'associazione ALI, che da anni si occupa dell'emergenza in atto in Venezuela. La comunità sulmonese è stata davvero molto generosa con il Venezuela. Abbiamo ricevuto parecchie donazioni che ci hanno permesso di spedire 30 pacchi di medicinali, riferisce Di Pillo. La raccolta farmaci e fondi è stata portata avanti grazie a diverse iniziative di sensibilizzazione. Le ultime al centro commerciale Il Nuovo Borgo di Sulmona e a Campo di Fano in occasione della Sagra dell'Alio Rosso. Una campagna di solidarietà che proseguirà per tutta l'estate con l'associazione che allestirà dei banchetti di raccolta nelle principali manifestazioni che si terranno in Valle Peligna. A Sulmona resta attivo il centro di raccolta di via San Polo. Per maggiori informazioni si può consultare la pagina Facebook dell'associazione ALI. In Venezuela nel 2016 si muore per una semplice febbre o dissenteria. Anche per una semplice dissenteria, stiamo attraversando purtroppo una gravissima emergenza farmaci, mancano tutti i tipi di farmaci, mancano antipiretici, antistaminici, mancano gli antipertensivi, mancano tutti i tipi di farmaci per il diabete. E quindi è una situazione veramente drammatica, stanno morendo i bambini per mancanza di medicinali per le convulsioni, insomma un po' i farmaci in generale. È davvero difficile restare indifferenti dinanzi a con tanta emergenza. Adesso parliamo della missione GMG, pellegrini arrivati a Radom in Polonia dopo un lunghissimo viaggio. Su Facebook il saluto all'Italia e a Sulmona il servizio. Buongiorno a tutti! Stanchi dopo un lungo viaggio durato 2 giorni con la sosta nella città di Graz, i 15 pellegrini della diocesi di Sulmona Valve in cammino verso Cracovia per la giornata mondiale della gioventù sono arrivati sani e salvi in terra polacca nella città di Radom. Numerosi video e le foto postate sulla rete sociale di Facebook, dove i giovani rassicurano le famiglie e raccontano i primi giorni di questa avvincente avventura. Partiti a notte fonda il 19 luglio, si sono fermati a Graz per un giro in centro storico, la celebrazione della Santa Messa e la fisiologica sosta. Ieri l'arrivo a Radom, dove resteranno per una settimana, entrando in contatto con le parrocchie e le famiglie del luogo per un'esperienza di gemellaggio pastorale e spirituale, un'accoglienza festosa da parte della comunità polacca con palloncini e bandiere tricolore. Dopo un lungo viaggio e qualche contrattempo siamo arrivati in terra polacca nella città di Radom, una bellissima accoglienza, scrive sul suo diario di Facebook Diego Vicari, uno dei pellegrini di popoli in cammino verso Cracovia. Con un video i giovani, mentre erano in viaggio verso Radom, hanno salutato l'Italia e Sulmona. Continua il nostro percorso, il nostro pellegrinaggio verso la Polonia, stiamo in partenza e ci risentiamo appena saremo nelle nostre famiglie che ci verrà destinato. Un saluto all'Italia, vedete? Ciao! Ciao! Marco, Giacomino, ciao. Nostro seminarista, Francesco. Un saluto! La GMG entrerà nel vivo la prossima settimana, quando i pellegrini si recheranno a Cracovia. Il 30 e il 31 luglio è atteso Papa Francesco per l'evento clou, la veglia e la Santa Messa. Ha preso il via in Piazza Maggiore a Sulmona il torneo locale di beach soccer, aspettando il mondialito di sabato e domenica prossimi. Il servizio. Il calcio da spiaggia non in una località di mare ma a Sulmona, grazie all'associazione Giostra Cavalleresca, che farà vivere ai turisti un fine settimana intenso con il mondialito di beach soccer. In attesa delle sfide tra le nazionali di sabato e domenica prossimi, sulla sabbia sistemata nel campo di gara di Piazza Maggiore ha preso il via il torneo con squadre locali divise tra under 16 e senior. Sono 7 le formazioni under 16 che compongono 2 gironi,
uno da tre squadre e l'altro da quattro, mentre tra i senior gareggiano nove formazioni in un girone da quattro e l'altro da cinque. Il torneo proseguirà questa sera per concludersi con le semifinali e finali in programma domani. Ogni gara si avvale della cronaca di Stefano Mastrangioli con il supporto di Claudio Natale. Grazie a Claudio Natale e a Stefano Mastrangioli abbiamo dato le voci della radio per accompagnare queste partite. Ci sono state prima le partite degli juniores e poi dei senior. Le partite sono molto belle, molto combattute, peccato che il pubblico probabilmente ancora sapeva di quelle che potevano essere le qualità di questi incontri, che sono preparatori agli incontri del Mundialito. La squadra vincitrice di questo torneo giocherà in questo Mundialito, cioè parteciperanno alcuni giocatori e sarà uno spettacolo vederli all'opera. Com'è nata questa bella novità quest'anno per la giostra cavalleresca del beach soccer? Guarda, io vorrei dirti che è un lavoraccio immane, soprattutto da parte di tutti quelli che operano all'interno della giostra e anche dei borghi e dei sestieri. È un'idea di Maurizio Antonini, del nostro commissario reggente, che ha conosciuto Maurizio Iorio, giocatore della Nazionale e dell'Inter, oltre che mi pare che ha giocato anche benissimo con la Roma. E sono rimasti folgorati l'uno dell'altro. Maurizio Iorio è venuto a Sulmona e si è innamorato di questa piazza. Maurizio Antonini, che è un ex giocatore anche di buon livello, ha pensato subito che poteva essere un evento valido e si sono sposate le due intenzioni ed eccoci qua che stiamo lavorando, grazie di nuovo a Claudio Natale, a Stefano Mastrangioli, a tutta l'organizzazione del CEDAS Fiat, perché collabora con l'organizzazione del torneo, per la buona riuscita. Al Mundialito di sabato e domenica prossimi parteciperanno le nazionali di Francia, Brasile, Argentina e Italia. Tra gli azzurri saranno di scena giocatori che hanno caratterizzato la storia del calcio italiano. Diciamo due, Pagliuca e Di Livio. Anche Marco Del Vecchio, certo, lui diciamo che continua a giocare sempre. Pagliuca invece è stato un portiere nazionale, Inter, Di Livio nazionale e Juventus, oltre che Fiorentina. Insomma, vedremo ad operare su questi campi giocatori che la palla la sanno far girare. Ricordiamo, seconda giornata del torneo locale questa sera in Piazza Maggiore. Primo innesto della Virtus Pratola e così stiamo parlando della prima categoria. Primo innesto della Virtus Pratola. Alla corte del neotecnico Paolo Palladinetti arriva l'esterno classe 89 Fabio Scelli, ex San Nicola Sulmona, Popoli, Pacentro e Raiano. Giocatore tatticamente valido e veloce, si legge in una nota, che può ricoprire il ruolo sia di difensore che di centrocampista. Fabio Scelli va a rinforzare l'organico della scorsa stagione che è stato riconfermato in gran parte. La società formula a Scelli i migliori in bocca al lupo per la nuova esperienza con la maglia biancorossa della Virtus Pratola. Lasciamo anche il calcio, adesso è giunto il momento della nostra rubrica Buon Appetito per conoscere il piatto del giorno. Vediamo. Che profumino, fa assaggiare un pezzettino, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa rubina qua? Desiderate un primo piatto da leccarsi i baffi? Preparate allora il sugo alla puttanesca con gamberetti. Cominciamo come al solito dagli ingredienti: 200 g di gamberetti, un'acciuga, 2 pomodori secchi, 6 pomodorini, 10 olive nere, uno spicchio d'aglio, un limone, olio, prezzemolo, capperi, peperoncino, vino bianco e sale. Iniziamo ora la preparazione della ricetta. Riscaldate l'olio in una padella e aggiungete gamberetti leggermente salati. Una volta che questi avranno perso la loro acqua, poneteli in una ciotola e teneteli da parte. Versate nel fondo di cottura della padella del vino bianco, facendolo evaporare. Aggiungete quindi i pomodorini freschi, quelli secchi, l'aglio e il peperoncino. Grattugiate un po' di buccia di limone, denocciolate le olive, lavate i capperi, sminuzzate il prezzemolo e aggiungete tutto nella padella. Dopo aver scolato la pasta, fatela saltare in padella, aggiungete i gamberetti e spolverizzate il tutto con del prezzemolo fresco. Puoi leggere le ricette della rubrica Buon Appetito sul sito www.ondatv.tv.
montà, ma che montà, ma che cos'è questa rovina qua? Non ci sono altri aggiornamenti, possiamo così concludere qui questa edizione del giorno del nostro telegiornale. Grazie della cortese attenzione. Prossimo appuntamento con l'informazione in diretta questa sera alle ore 20. Ci salutiamo con il meteo. Buona giornata a tutti voi. Temperature in ulteriore aumento, ma non si escludono annuvolamenti sulla nostra regione, dove ci sono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con possibili annuvolamenti sulle zone interne e montuose. Non si esclude un temporaneo aumento della nuvolosità sul settore occidentale. Temperature in ulteriore aumento, specie nei valori massimi. Venti deboli al regime di brezza, mare quasi calmo o poco mosso.